Gabriele Nelli, l'Emma Villa Siena vince 3-1 la prima semifinale del torneo Città di Alba Adriatica contro Pineto, grande prestazione della squadra, finale conquistata. Gabriele, avete mostrato un buon gioco, siete stati lì, a tratti avete attaccato bene, avete anche difeso, murato, insomma le tue considerazioni su questo incontro vittorioso. Ah, così a caldo è un po' difficile, ci sono tante cose da limare, da sistemare. L'importante era vincere, dobbiamo cercare di trovare il nostro gioco, ci sono ancora delle piccole cose da sistemare. In attacco abbiamo faticato un po', ma da lavorare, hanno difeso, hanno toccato, possiamo migliorare un sacco sulla difesa, il rapporto difesa, muro difesa, ma queste sono le partite che servono per crescere, per lavorare, per poi arrivare a settimana prossima, cioè due settimane, per crescere, per arrivare al miglior prestazione possibile. Siete però sempre rimasti lì, no? Concentrati, anche quando l'attacco non andava benissimo, riuscivate a muro, a toccare, a difendere, insomma avete dimostrato di tenere bene il campo, avete vinto contro una squadra di A2 che affronterete quindi nel prossimo campionato, 3-1, una bella vittoria. Sì, una delle prime che affrontiamo, se non sbaglio, della seconda squadra del campionato. Siamo stati sempre là, dobbiamo, come detto prima, limare alcune cose, ma adesso ci siamo, vogliamo crescere, dobbiamo crescere ancora, il duro lavoro che mettiamo tutti i giorni dobbiamo metterlo anche in partita, perché prima o poi, lavorando, sudando tutti i giorni, il risultato arriva. Per quanto ti riguarda, un'altra prova di sostanza, insomma, giocatore di qualità e di esperienza che fornisce sempre il suo contributo importante alla squadra. Sì, dai, non sono molto contento di questa mia prestazione su alcuni fondamentali, ma sono contento per la squadra, perché siamo riusciti comunque nelle difficoltà a uscirne, a portare a casa il risultato. Quello che siamo detti con Ciccio, pallone dopo pallone, se riusciamo a portare un set, poi due, poi tre. Siamo stati lì, abbiamo subito alcune volte, ma siamo sempre riusciti a tornare per poi vincere la partita. Quindi sono contento, ho dato il mio contributo sotto altri, su alcuni fondamentali, sotto altri posso crescere, ma siamo sulla strada giusta. Un ultimo giudizio su questo torneo, un torneo bello perché si affrontano quattro squadre di Serie A2, voi avete sfidato Pineto, adesso in campo scenderanno, fra poco inizieranno la partita Versa e Fano, quindi quattro squadre di Serie A2, quando manca pochissimo all'inizio del campionato, che sensazioni si provano ad affrontare squadre con le quali voi vi sfiderete in stagione? Ma sono punti di vista per vedere a che punto siamo dopo un mese e mezzo di lavoro. Poi ci sono due squadre che affrontiamo nelle prime due settimane, nelle prime due giornate di campionato, quindi ottimi test match per vedere a che punto siamo, dove possiamo crescere, dove possiamo migliorare, per poi arrivare veramente al 6 ottobre, dove riusciamo a esprimere la nostra miglior pallavolo.